Devi organizzare un evento importante? Stai per dividere la tua vita con la persona amata? Desideri che sia tutto perfetto, ma non sai da che parte cominciare? Affidati all'esperienza, alla professionalità e alla creatività di Katia Events. Con sapiente impegno, eleganza e originalità, Katia Events trasformerà il tuo matrimonio da sogno in realtà. Katia Events organizza matrimoni, feste di laurea, cerimonie, compleanni, sorprese a domicilio, meeting, convegni, congressi, cene di lavoro, sfilate. Katia Events, i tuoi giorni importanti al meglio. Via Umberto I 88, Ariano Irpino, Katia Events. Non ti frega la capo, affidati a Katia Events. Sanacore, vino al bicchiere, musica, libri, giornali, pensiero laterale, bollicine, occhiolini, occhiatacce, arte, cinema, oltraggio e pudore, birre artigianali, ozio, caffè, avanguardia, mazzacaffè, sgabelli, stornelli, racconti, indizi, lunghe distanze, dissonanze, olio a crudo, teletrasporto, equilibri, capogiri, ombre, chiarimenti, affettati, grano duro, pace, poesia, slanci creativi, atterraggi morbidi, passatempo, eco solidale, nuovi arrivi, ritirate strategiche. Sanacore, il cuore in gola, via Russonzani, piazzetta John Coltrane, Ariano Irpino, Avellino, Sanagenzia, il locale dell'intelligenza. Vediamo se riusciamo. Bene, rieccoci, problemi di linea continui, stasera c'è qualcosa che non va, però noi riusciremo, chi la dura la vince, siamo di nuovo online. Eravamo su Evangelista, Partito Democratico. Che si sentiva? Come che ti sentivi? Stavamo scherzando su un personaggio di un film di Così parlò Bellavista, la scena della lavastoviglie in cui lei guarda la lavastoviglie che non funziona e dice il detersivo te l'ho messo, l'acqua te l'ho caricata, la corrente ci sta ma che ti manca. E come dire, ci stiamo ritrovando un po' nella condizione in questi giorni di analisi ovviamente di quello che è accaduto, perché al di là del fatto che insomma abbiamo vinto alla Camera, è oggettivamente preoccupante il risultato che ci consegnano queste elezioni, però parafrasando questo aneddoto, noi abbiamo ragionato sul fatto di aver quantomeno ascoltato le istanze di quella parte dei cittadini che si sono espressi, perché i cittadini in questo paese, sfido chiunque a negarlo, hanno chiesto un rinnovamento anche solo a volte, anche solo generazionale della politica. Noi abbiamo avuto una diatriba interna tra rinnovamento e rottamazione fortissima, ma al di là di questo chi ci ha chiesto il rinnovamento penso lo abbia trovato non solo generazionale, ma anche di candidature di giovani preparati e comunque di esperienza messi a disposizione del partito. C'è stata chiesta una rappresentanza di genere all'interno delle liste, c'è stata chiesta, l'avvertivamo, era parte della nostra cultura politica e abbiamo garantito l'elezione del 40% di donne elette nelle liste. Ci è stato detto che dovevamo uscire dalle stanze del partito, guardare alla società civile e abbiamo valorizzato tante esperienze della società civile all'interno delle liste, valorizzandole, candidandole in posizioni eleggibili. Ci è stato chiesto di uscire dall'idea di un partito conservatore ma che facesse sue tutta una serie di istanze come quelle delle, diciamo, delle politiche anticasta, per cui abbiamo detto che il conflitto di interesse, la legge contro la corruzione, la riduzione delle indennità parlamentari, l'avvio di un processo costituzionale per la riduzione dei parlamentari, e le abbiamo fatte nostre.
ci hanno chiesto sobrietà, immaginando che dopo non 4 anni, ma molti di più, di governo di Berlusconi e delle pagliacciate che ci hanno, hanno distrutto l'immagine dell'Italia all'estero, immaginavamo che una figura come quella di Bersani e del suo gruppo dirigente fosse anche la più sobria e la più credibile anche sul piano del vissuto morale e umano della persona. Per cui voglio dire, se queste erano le esigenze, penso che le abbiate ascoltate tutti in questi anni, io credo che su questo noi abbiamo risposto. Io credo che noi abbiamo sottovalutato invece tutta quella parte di cittadini che invece non si era espressa. Cioè noi abbiamo sottovalutato in realtà la parte meno attiva della cittadinanza, che non è quella che è scesa nelle piazze con se non ora quando, che non è stata quella dei precari o degli studenti, perché noi abbiamo messo al primo posto il lavoro come tema centrale, ritenendolo ovviamente quello che più ci avvicinasse alle esigenze dei cittadini. Probabilmente una parte dei cittadini in questo paese, è qui l'errore nostro di aver sottovalutato che tanti non si sono espressi, che c'è una parte inattiva del paese che vive la politica con un livello di astrazione così forte da non comparire nel dibattito. Però vi siete tenuti Rosy Bindi e Anna Finocchiaro. Questo che ve le siete tenute, no? Se dovete, ma è possibile che l'unico vero partito strutturato sul territorio non sia capace di rinnovare i propri organi, le proprie linee, anche attingendo dall'establishment di partito, lascia perdere le primarie, ma l'establishment di partito con le giovani leve. Però si possono conciliare. Vi hanno unito perché forse vi siete avvicinati troppo al centro e il centro ha perso. Dubito che un partito che affida la propria anche linea economica a Fassina possa essere un partito accusato dagli elettori di sinistra di essersi avvicinati troppo al centro, e dubito allo stesso modo ci viene posta l'accusa esattamente opposta, e cioè che se avessimo candidato Renzi forse oggi invece avremmo rubato voti al centro. L'ipotesi Renzi è tutta da vedere, perché voglio dire, si basa sull'ipotesi che Silvio Berlusconi ha detto: se ci fosse stato Renzi io non mi sarei candidato. Sappiamo benissimo quanto tiene fede alla sua parola Silvio Berlusconi, quindi io la vedo più come una mossa di marketing che altro. Dalla sinistra l'accusa di aver aperto al centro, dal centro l'accusa di aver aperto troppo a sinistra. Diciamo che probabilmente non è questo il punto. Io ho apprezzato l'intervento del moderatore di Angelo Corbino, perché credo che mi abbia dato ragione in questa incapacità di innovare la leadership del partito. Io a quello ovviamente mi riferivo, e devo anche replicare all'amica, perché effettivamente c'è quella parte, il 25% che non ha votato, ormai siamo su un dato fisiologico. Un partito di maggioranza. Siamo su un dato fisiologico, quindi non c'è nulla di nuovo. In effetti la proposta, anche se rispetto alle democrazie occidentali noi siamo un popolo che vota tantissimo, certamente. Ma gli americani forse nonostante tutto quello che si dice, c'è molto interesse per la politica, tant'è che anche chi formalmente non è interessato ha partecipato in maniera importante a questa campagna elettorale. In maniera molto attiva, io penso il fenomeno, effettivamente, forse lo stiamo trascurando su questo tavolo, il fenomeno è il 25% del voto dei grillini, il movimento dei grillini, 5 Stelle, è un movimento che è molto attivo, il portiere al palazzo dove lo studio a Napoli, me ne parla da 5 anni, ed è un movimento che partecipa in maniera entusiasmante alla vita politica del movimento e oggi anche del paese. Infatti un continuo confrontarsi su internet, in social network, quindi c'è un grosso ritorno della politica. È chiaro che magari per gli interlocutori di questo tavolo il Movimento 5 Stelle è qualcosa di lontano dalla politica tradizionale, però io trovo che sia un dato molto positivo che ci sia un ritorno alla politica, soprattutto la politica da parte del, non soltanto nei partiti,
nelle stanze chiuse dove si fuma e si discute in pochi. Effettivamente è il dato nuovo che tutti quanti dobbiamo interpretare e valutare correttamente. Quindi c'è un'aria nuova Decisamente c'è un'area nuova. che sta contagiando un po' tutto. Secondo me quello che non hanno ancora capito è che dall'Italia potrebbe partire un esperimento interessante anche per l'Europa. Anche Intanto in se... Germania li hanno definiti due clown. All'estero ci Ma... capiscono sempre prima di quanto Cioè, ci capiamo da soli in là... Italia. Ma effettivamente il primo, Non l'hai mai capito, la, sì. la prima, la prima Indubbiamente. analisi su questo giudizio l'ha data il nostro presidente. Un giudizio ovviamente molto forte, una presa di posizione molto forte, perché insomma, non devo dirlo io che la volontà popolare va comunque rispettata. Effettivamente dei giudizi così superficiali su comunque la realtà, ne parlavamo adesso del Movimento 5 Stelle e su una costante degli ultimi 20 anni di politica italiana, non è possibile marchiare questi due fenomeni comunque molto forti sui due aspetti politici della vita italiana, non possono essere marchiati come fenomeni da circo, sono delle realtà che non possono essere trascurate, anzi vanno analizzate, ma certamente non possono essere rifiutate da un interlocutore qualificato, qual è il candidato alla cancelleria in Germania. Parliamo un po' di Europa. Infatti, su questa cosa diciamo, Parliamo un Grillo di po'. Europa. Grillo riesce a portare in sé, no? Alcune tematiche a proposito dell'Europa, no? Ha un forte carattere, diciamo, antisistema, Anti. no? Quindi diciamo che in Ma io non Italia. credo che sia anti-europeista, però. Guarda, no, In allora, alcuni casi. ma antisistema non Credo significa antieuropeista, nel senso. l'Europa, allora, abbiamo un'economia che tutto sommato è in crisi in modo generalizzato in tutti i paesi, perché anche lì puzziamo un po' di stantio, cioè non riusciamo a tenere il passo Ah, del resto del noi non riusciamo mondo, a tenere il non riusciamo ad passo. innovare. Cioè il nodo cruciale, secondo me, è che noi siamo di fronte a una crisi economica che è una crisi di sistema, ma non crisi di sistema perché sta crollando il sistema, si sta fermando Ma noi abbiamo. l'industrializzazione nei paesi occidentali. La domanda è: che cosa facciamo da grandi? Non possiamo più fare gli industriali, cosa facciamo dell'Europa? In che direzione vogliamo andare? Cioè, La questione. se quando è finita l'agricoltura, perché c'è stata la rivoluzione industriale, gli occupati in agricoltura sono crollati drasticamente fino ad arrivare al 3% attuale. Adesso crolleranno quelli dell'industria e ci dobbiamo interrogare l'Europa di che cosa vivrà, quale sarà il sistema economico europeo che non è più quello legato al fordismo, al post-fordismo. I tedeschi ci stanno cercando di insegnare un metodo per riuscire ad ottimizzare i cicli di produzione e quindi a riuscire a mantenere la concorrenza a livello mondiale rispetto ai cinesi che hanno un È basso chiaro. costo di manodopera. Lo scenario, dal mio punto di vista, è quello che si introdurrà robotica nelle industrie e quindi calerà drasticamente il peso politico dell'industria perché non occuperà più quasi nessuno, così come è successo all'agricoltura quando c'è stata la rivoluzione industriale. Noi ci dobbiamo porre in Europa la domanda di come dobbiamo ridistribuire il reddito ai cittadini europei e soprattutto ai cittadini giovani europei. Infatti, Io alcuni. credo che, grazie, credo che sulla questione europea la soluzione potrebbe essere proprio un ritorno ai lavori ricercati, ai prodotti di qualità, come insomma era un tempo. Quindi superato il fordismo, come diceva lei, cioè la macchinosità dell'industria, ora si potrebbe ritornare realmente a puntare sul prodotto di qualità. Voi perché ci sono queste infiltrazioni di cineserie, tra virgolette, voi perché c'è bisogno proprio di far lavorare le persone e non dare più alla macchina quell'importanza che forse si è data Nel in passato. tempi Io sono più. contento che Corvino ci apra scenari pure sull'Europa, ma dobbiamo rimanere sul voto stasera. Io voglio capire anche un Ah, po', guarda, insomma, influenza moltissimo il voto, io assolutamente sono sì. italiano. Su questa cosa, diciamo, Boglione. rispetto
rispetto allo scenario attuale, no? Negli ultimi 20 anni, diciamo dal 94 in poi, con la chiusura della cosiddetta prima repubblica, ci sono state due discese in campo forti, come vennero appunto chiamate. Una era quella di Berlusconi, che dopo 3 anni però era un uomo politicamente morto. Diciamo che una certa sinistra porta addosso, politicamente, ma non elettoralmente, però politicamente e politicamente. anche elettoralmente, perché nel 96 si va a votare, vince un governo di centrosinistra, nel 97 governo D'Alema, invece di fare quello che tutti gli italiani chiedevano, cioè di fare una grossa legge sul conflitto di interesse e spegnerlo anche biologicamente a quello, si è fatto la bicamerale, aprire alle riforme costituzionali. E quindi questa è una prima colpa, secondo me, insanabile rispetto a perché oggi la sinistra non riesce più a interpretare quei sentimenti che poi non vanno a finire soltanto nell'anticasta spiccia. Evangelista, Secondo, e chiudo su per far questo, no, rispondere, chiudo su questo così poi è uno scenario secondo me più se è tirato in completo, ballo D'Alema, più completo. andiamo. Un anno e mezzo fa, politicamente ritorna, diciamo, lo scenario con la fine, sembrava di un'era, sembrava la fine del berlusconismo. C'è una certa sinistra anche lì che non ha avuto la responsabilità e non ha avuto tra l'altro il coraggio di dire io ho un progetto altro per l'Italia. Cioè 20 anni di antiberlusconismo fine a se stessi per andarsi a impelagare in un governo tecnico dove hanno votato decreto Profumo su scuola, fiscal compact, pareggio di bilancio, spending review, acquisto degli F-35, tra l'altro che parte pure lì, diciamo, il programma Eurofighters parte da D'Alema, diciamo, governo di centrosinistra, rispettato dal governo di centrodestra. Diciamo, Sì, alcune colpe. attualmente qui chiudo, cioè nel senso, un anno e mezzo fa c'era un centrodestra che elettoralmente non pesava più del 14%. Grillo, che era un fenomeno perché già stava tra il Scusa, 5 scusa. e chiudo, voglio chiudere un ragionamento, poi Sì. dal 5 al 10%, diciamo, quindi c'era un centro-sinistra che poteva vincere tranquillamente l'elezione, si è riabilitato per la seconda volta Berlusconi, il berlusconismo, e si è creato il fenomeno Grillo, che in tutto questo ha deciso di dire giustamente siete tutti uguali, cioè se il centrosinistra non si piglia la responsabilità di governare, se il centrosinistra non si piglia la responsabilità di fare riforme strutturali, se ti va a votare fiscal compact insieme all'UDC e ti va a votare fiscal compact insieme al PDL, se prende per buoni i dettami di Trichet, cioè quindi le politiche di Salasso per gli operai, per i lavoratori, diciamo che Per chi ci Nasce ascolta, lì questo sentimento, per chi ci poi. ascolta, prima di passare all'Evangelista, il fiscal compact è quella condizione per cui in Costituzione è obbligatorio il pareggio di bilancio, per cui uno Stato non può più effettivamente andare fuori con i debiti e via dicendo. Fiscal compact, problemi diciamo di vicinanza forse al berlusconismo. Evangelista, il Partito Democratico e prima DS e Margherita hanno aiutato in qualche modo Berlusconi, come diceva Guzzanti in quel gran pezzo di satira dell'Ottavo Nano, Allora, Berlusconi ricordati degli amici, era il. come sempre, la sinistra si assume i suoi pezzi di responsabilità e anche rispetto a quanto non sia vero che il PD non abbia rinnovato la sua classe dirigente, anche la nuova sinistra del Partito Democratico, e per dirla in termini spiccioli faccio riferimento a quelli che oggi chiamano tutti giovani Giovani turchi. turchi. Sono quelli che oggi ripropongono nel PD una nuova idea di sinistra e che per primi si sono assunti responsabilità, non loro, ma noi siamo abituati a portarci appresso anche le responsabilità della storia, di aver criticato parte delle politiche che la nostra stessa sinistra ha portato avanti in quegli anni. Un libro di Matteo Orfini con le nostre parole, sinistra, democrazia, uguaglianza, parte dal pacchetto Treu. Finisce alle critiche della sinistra intellettuale che nega parte della stessa sua storia, aprendo il varco ad un dibattito che, di revisionismo storico a cui a volte abbiamo dato il là stesso noi. Finisce col criticare una sinistra che insegue in parte come dire, l'ossessione comunicativa e della semplificazione che non appartiene a noi culturalmente. Questi sono soltanto 3 punti sui quali oggi c'è in campo una nuova generazione che si assume un pezzo di questa responsabilità, ma che rilancia da questo punto di In che vista. direzione guarda? Guarda nella direzione di una sinistra
riesce a stare nella modernità, perché la modernità, se non gestita, se non regolata, non sempre è portatrice di un miglioramento della società, ma può essere anche in parte frutto delle generazioni che noi oggi viviamo, ed è una sinistra che anche rispetto a come ha impostato e ha voluto impostare il partito, è quella che ha premuto di più per le primarie, è quella che ha premuto di più per un processo di partecipazione anche dei cittadini. Per cui è una sinistra che concilia una cultura politica con le nuove esigenze di un mercato del lavoro che cambia, di una società che richiede istanze nuove, diritti nuovi per nuove situazioni che oggi insomma attanagliano il paese. Io purtroppo Quindi voi penso siete che favorevoli, cioè favorevoli. Cioè, voi dite governiamo la transizione dall'homo faber all'homo creator, sostanzialmente. Quindi siete d'accordo sull'automazione nelle fabbriche? no, noi sostanzialmente riteniamo che questo sia un Perché non è paese quella che non dimensione può per l'uomo, no? Nell'ottica rinunciare. della difesa del lavoratore, dell'uomo, Noi la dimensione difendiamo delle il catene di montaggio lavoratore, non è una dimensione umana. non è una dimensione Quindi che lo umana, facciano i ma robot, che rispondo con le l'uomo stesse passi alla parole fase con cui creativa, una no? candidata del PD ha risposto a questa stessa domanda l'ultima volta a Radio Arambel. Noi riteniamo che nel momento in cui il proprio lavoro lo si esercita in un contesto di diritti garantiti, che siano quelli alla salute, alla sicurezza sul lavoro, al salario minimo garantito. Noi riteniamo che qualsiasi occupazione si scelga e non sia costretti, che non si è costretti a fare, non si subisca, se dignitosa possa essere l'occupazione che il cittadino sceglie. Dopodiché noi abbiamo oggi la condizione di giovani precari su cui dovremmo concentrare l'attenzione tantissimo, perché noi abbiamo da difendere e garantire i diritti dei lavoratori. Infatti il Partito Democratico e soprattutto la parte, come dire, che anche più ha spinto su questi temi difende l'articolo 18, a prescindere da tutte le, come dire, le critiche che si possono apporre a questa legge, Diciamo che è anche una parte rispetto. abbastanza minoritaria quella del partito, però Se ne sono purtroppo. andati, se Io ne sono vorrei. andati. Ok, ma allo stesso tempo ha la necessità di capire come si tutela e si garantisce chi oggi l'accesso al lavoro ancora non ce l'ha. Quando io dico c'è una parte di paese che non si è espresso, è perché c'è una parte di paese che non ha acquisito ancora in pieno il diritto di cittadinanza in questo paese. Cioè Bene. che. Vai, Io prego. vorrei solo, se posso, Certo, riprendere un certo. attimo il tema di quando ti chiedevi come mai la sinistra e Bersani non si sono sentiti pronti di governare un anno fa. Perché era troppo difficile governare in quel momento, cioè andavano Assumersi delle fatte delle responsabilità, scelte assumersi e chi non a fa politica però è caso, assunzione di lo responsabilità. so, però No, è anche dover dar conto a un elettorato è alla chiaro, è fine. chiaro. Quindi credo che in quel momento è emblematica la scelta di Berlusconi di fare un passo indietro, la scelta di Bersani che aveva la vittoria, credo, garantita in quel Chiaro. momento di non governare. Quindi Governare pure per la io mi metà, chiederei ora, governare mi pure chiederei in questo e momento. ritrattare i dettami europei, che non significa uscire dall'euro per No, forza, cioè. quindi no, il voglio solo PD si dire è una cosa su rifiutato, questo. autocora Io, di governare. no, non è, cioè, quello non è un atto di vigliaccheria, quello è un atto di responsabilità. Cioè, Assunzione. noi non riteniamo, noi avevamo la Paolo, vittoria in grazie. tasca e oggi Grazie non ci a te. Perché saremmo una. mai ritrovati Perché? questo risultato elettorale qui, probabilmente Quindi c'è se un po' di fossimo colpa, questo andati. che Paolo, No, dico. Sentiamo avremmo vinto, Graziano. ma non avrebbe vinto Graziano. l'Italia, perché quella era la condizione politica per È oggi in garantire. questo scenario. Graziano, perché non è un Ma atto tu di oggi non responsabilità? avresti avuto più un paese da Scusate. governare, se Ma oggi ha noi non vinto fossimo. l'Italia. Noi. Graziano. Mi è stata tagliata la Grazie. parola. Ma non ti Graziano perché per il gioco rispondo di però su questo. dopo quello che Non me hai la da tengo. dire, questo governissimo lo volete fare? State Su corteggiando? questo lo viviamo dopo, anche perché i temi che Sì, sono sono un bel po'. arrivati sul tavolo sono molto interessanti. Uno, cioè non è che io credo che ci sia un grosso regista, d'altronde il capo dello Stato è chiamato proprio a fare questo, e mi sembra che la scelta di ottobre-novembre del 2011 sia più una scelta del grande saggio del nostro Stato che una scelta del PD, una scelta dettata sicuramente dalla necessità di dare di fare un governo di responsabilità che potesse essere il più credibile possibile all'estero, avesse una più grande
condivisione delle forze elettorali, però è anche una scelta con un grosso risvolto elettorale non a breve termine, ma a termine appunto della scadenza naturale della legislatura, cioè di non dare al PD che Quindi tu pensi. verosimilmente avrebbe vinto e con ampio margine le elezioni del 2012, che non si sono mai tenute, dare al PD la responsabilità di fare una politica come quella che poi ha dovuto fare Monti, o comunque avrebbe dovuto Scusami un fare, attimo, ti magari con ridò subito delle la parola. piccole. Volevo solo fare un inciso. Qui noi stiamo discutendo su potenziali vittorie basate su sondaggi che si sono dimostrati completamente sballati. La rimonta di Berlusconi è basata sui sondaggi e poi si è visto, cioè l'ultimo sondaggio diceva che il PD avrebbe stravinto le elezioni, invece poi sono arrivati là. Quindi devo pensare che anche i sondaggi precedenti fossero alquanto sballati. Quindi la rimonta di Berlusconi dobbiamo vedere se c'è stata sul serio e dobbiamo vedere sul serio se nel 2012 fossimo andati alle elezioni per dire Vabbè, avesse questa vinto. ovviamente Quindi questo stiamo discertando è una mia valutazione comunque sull'aleatorio, che abbia quindi. indirizzato chiaramente E quindi. delle scelte. D'altro non aspetto, non a lui, lo ha fatto il capo dello Stato nell'autunno del 2011. A me però era piaciuto molto il tema del lavoro, il tema dell'Europa. In effetti ho sentito parlare il PD, l'amica del PD, e si parla sempre e soltanto del lavoratore, dei diritti del lavoratore che sono comunque sacrosanti. Si parla del problema dell'accesso al mercato del lavoro, ma non sono io a scoprire il problema. Oggi abbiamo un problema di dare occupazione alla gente che la cerca. Questo problema passa, per il nostro modesto avviso, nella ricetta. E purtroppo o è lo Stato che investe nel sistema economico oppure deve essere l'iniziativa privata, e a prescindere da dove sta andando Il questa problema è dove civiltà, investire. sicuramente. Ma Vediamo. io faccio una domanda, chiedo scusa Fabrizio, faccio una domanda, la faccio a me stesso, ma la faccio anche a voi. Oggi in Italia il capitalista, cioè la persona che ha un capitale da inserire nel sistema produttivo, Investi? dove lo investe e soprattutto lo investe in Italia? Io credo, l'ho detto più volte in varie discussioni, che il manifesto economico dell'Italia che già sta vivendo questa fase e che continuerà a viverla, l'abbia scritto Marchionne quando, a proposito del referendum nelle fabbriche, e Sono comunque sotterrigatto con la pistola io avrei dietro la quando ha schiena, iniziato non mantenendolo tra ovviamente l'altro come promessa agli investimenti. a guardare ai paesi che lo coccolano, a guardare Obama, a continuare a investire in Brasile, a guardare all'est europeo. Noi non abbiamo le condizioni Coccolarli. migliori per coccolare l'imprenditore. Io ho fatto l'esempio di Marchionne perché con il referendum ha scritto il manifesto Quindi l'industria è dell'Italia. morta o semimorta, o è in agonia. L'industria. È un'agonia se non cambiamo le prospettive che deve avere l'impresa in Secondo Italia. me diventa robotica Graziano, questo governissimo lo facciamo noi. Parliamo. Graziano, ma dove Purtroppo stiamo andando? ci No, siamo. c'è Corvino che è pagato per parlare dei massimi sistemi, ma stasera stiamo No, sul commento al io voto. vorrei È la arrivare quarta che come ci provi, la quinta prendi la come i punizione. massimi sistemi, come i massimi sistemi vengono immersi nei sistemi È territoriali. giusto, come si Perché dice? il concetto è questo, dal mio punto di vista. Poi possiamo anche continuare a discutere Io della. volevo continuare comunque, No, io sì, volevo poi prendo completare il subito. discorso. Cioè, l'Italia industrializzata del nord sta andando incontro ad una crisi che è quella del sistema industria a livello Sì, planetario. Corvino, Che ruolo deve avere il Sud in questa nuova Italia? E questo voglio voto sapere. elezione di numeri, adesso ci arriviamo casomai fra un attimo. Scusa, Graziano, voto lezioni di numeri. Governissimo, ho capito che il tema. Vi state giustamente corteggiando il Partito Democratico, questo è quello che viene fuori dai giornali. Fra l'altro, da Quali internet, giornali? hanno messo anche la sede del PdL a via Tagliamento di fronte alla sede Ce del l'abbiamo da PD. un po' di Questo non tempo. ce l'ho Da proprio. internet, fra l'altro, ci chiedono, oltre a questo, si preparino poi su Ariano. Volevo chiedere, Palmerino Luna,
agli esponenti della politica arianese come valutano la posizione dell'attuale amministrazione comunale, giunta e consiglio, rispetto al quadro politico nazionale. Quindi a questo Rispondiamo al governissimo, alla domanda. cominciamo col governissimo che c'è aspettavamo da un po' di il tempo, governissimo, la Repubblica di Ariano Irpino. Sì. Allora, c'è già il governissimo, c'è un pezzo del centro-sinistra, il centro democratico a questo punto Grazie sta appoggiando Maini. Allora, il governissimo, francamente io non ho nessuna sfera di cristallo, io posso dire semplicemente che il momento è difficile, ne stiamo parlando poc'anzi della difficoltà economica, della difficoltà dei mercati. I mercati non hanno atteso un momento, dopo il voto che ha creato questa situazione di incertezza, per tornare a far sentire la loro voce preoccupante. Parlo di spregio ovviamente dell'andamento degli indici della borsa. Quindi io credo che questa aspettativa sul governissimo forse nasce anche da questa, forse più dai mercati, ma comunque. Attenzione ai massimi sistemi. Io non posso che registrare una dichiarazione velata, non velata, di disponibilità nell'interesse del paese. Berlusconi ha chiaramente detto partiamo dalle cose da fare, Non c'è una non paura che partiamo. senza, non c'è una paura che senza governissimo si può arrivare a una legge sul conflitto di interessi o Ma io sull'antitrust? sul conflitto di interessi è una questione che mi è piaciuta molto, ma io vorrei capire, infatti vorrei un dialogo Profondo, con serrato. l'amico sul conflitto di interessi. Vorrei qualche chiarimento, cioè qual è l'idea di legge sul conflitto di interessi che è sul Togliere Redico tavolo? Silvio Berlusconi non si può candidare perché c'ha le televisioni. Diciamo, un'anomalia tutta italiana nello specchio mondiale. Devo rispondere che forse Rete 4 sul satellite prima che c'era la TV satellitare, cioè nel senso comunque In campo, in ormai maniera cioè, astratta, esatto, però nel senso era comunque siamo in maniera riusciti a astratta, superare anche quello scoglio. questa legge su questo conflitto di interessi esiste perché qualcuno effettivamente ha le televisioni, ma non c'era soltanto Berlusconi. Ci sono, Non ce l'avrà pure Cairo, dai. torno a un concetto che già ho espresso. Se fosse vero che per vincere le elezioni basta avere la televisione, le avrebbe vinte tutte. Io mi sono sempre. Gli ultimi 20 anni è stato. Non credo che l'abbia vinta. Ne ha Questo è da vinta appareggiare una e ne ha veramente. persa un'altra. Quella successiva l'ha sempre persa perché governare oggi è difficile, la gente non è così facile da convincere, come crede qualcuno, A basta meno il che tubo Berlusconi non cadò. è talmente tattico da decidere anche quando deve No, per perdere, carità. perché è capace. Io mi sono sempre domandato, invece nel sistema, come viene consolidato il consenso, io mi sono sempre domandato come fanno alcuni leader. Io frequento Diciamo, più, la mediatizzazione della politica negli vivo ultimi più a 20 anni, queste Napoli che cose ad qua sono Arianrhofino, penso che molti lo favolette. sanno. Io mi sono sempre chiesto perché una città e una regione che è andata allo sfascio, la nostra regione, con i 15 anni di Bassolino, sindaco di Napoli, e 10 anni. Come ha fatto a confermare sempre il consenso plebiscitario? Io ricordo una trasmissione alla rielezione di Bassolino e al pessimo risultato del PD a Torino. C'era Chiamparino e c'era Bassolino, credo nello stesso studio, comunque uno presente in studio, l'altro in collegamento, e c'è stata la discussione sul Bassolino aveva rivendicato la sua vittoria, ammantandola con il buon governo paga sempre in politica. Io mi sono sempre chiesto, cioè, è un consenso genuino quello di chi comunque ha creato un sacco di problemi, noi stiamo vivendo ancora oggi. Problema della sanità, il deficit clamoroso del sistema di trasporti. Io purtroppo a Napoli viaggio anche e soprattutto con i mezzi pubblici, spesso non riesco a viaggiare con i mezzi pubblici. Giunta Rastrelli non c'entra niente rispetto a sta cosa, cioè, nel senso, Ma no, ma giusto per essere veritiero rispetto agli la ascoltatori. giunta Rastrelli, sicuramente ognuno ha la sua Cioè, sanità, responsabilità. rifiuti, cioè, sono problemi atavici della regione Campania, no? E che né Io governi di centrodestra né di centrosinistra sono non voglio riusciti. fare una distinzione, la faccio soltanto quantitativa. Chi ha No, governato i problemi poco, chi ha finiscono sempre a Milano di governato Napoli, però, 15 anni? attenzione. Ma comunque, Perché la gestione dei rifiuti finisce sul sempre a conflitto di Milano. interessi c'è sempre quella della televisione. Bene. Io credo che sia molto semplicissimo. Io credo che invece sia un problema: cosa c'è dietro un partito, un movimento, un leader? C'è un gruppo di potere, un gruppo economico forte. Sotto questo aspetto, mi sembra che il conflitto di interessi non sia soltanto un problema, anzi, noi ce l'abbiamo In palese. principio. Noi ce l'abbiamo palese nel senso che
Berlusconi è anche un imprenditore, per quanto non se ne occupa o dovrebbe non occuparsi delle sue imprese, c'è chi ha le banche, ha le assicurazioni e ce ne accorgiamo ogni tanto. Vabbè, non in prima persona, ma hanno la responsabilità della gestione di alcune entità economiche che hanno una rilevanza sulla vita nazionale molto, molto importante. Quindi sul conflitto di interesse sono. C'ho questa domanda che faccio un poco a tutti quanti, cosa è il conflitto di interessi? È soltanto quello di Bene, Berlusconi? bene, bene. Allora, Come? perdonatemi, visto che siamo in radio, ne approfitto per lanciare un pezzo musicale, perché anche se, diciamo, è una radio sicuramente di un movimento politico, ogni tanto un po' di musica ci vuole. Faccio questo momento un'opportunità, perché siccome ci siamo accorti che effettivamente, per il nostro Radio Rambe abbiamo bisogno di una copertura finanziaria SIAE abbastanza elevata, intorno ai 1000 euro all'anno, quindi chiunque abbia intenzione di fare donazioni o di dare una mano a questa radio, in modo da poter passare poi anche musica coperta da diritto d'autore. Per adesso ci avvantaggiamo della musica coperta da Creative Commons, e il nostro tecnico Francesco Scausillo ci fa ascoltare un pezzo, dopodiché proviamo con il collegamento con Grillo se ci riusciamo. Vagava fra i sassi, nelle spine dei fiori, dannato dall'arcobaleno, sognava l'amor. Lo scorpione ubriaco, mentre beveva, sentì una cicala cantare, già ebbra di luce, felice così. Lo scorpione ubriaco lento si avvicinò e nell'accarezzare la cicala le zampe per sempre tagliò. Si è riempito di luce, scorpione ubriaco, poi di buio perché, scorpione ubriaco, dannato dall'arcobaleno ha perso l'amore. Si è riempito di luce, poi di buio perché, dannato dall'arcobaleno, ha perso l'amore. La cicala seguì, abbracciato al suo amore.